andare via. Bene, lui mi ha detto che questa vittoria la vuole dedicare al direttore di somma. Motivi, robe varie, non lo so, cioè, poi magari chiederete a lui, però credo che sia una cosa sua, lui ci teneva tanto che io riportassi questo messaggio e quindi io lo riporto così come mi ha detto. Dedica al direttore sportivo di Salvatore. Insomma, venendo alla partita invece, ho un Avellino che si è fatto valere non poco su un campo, come dicevamo, difficile, insomma, sul campo della sorpresa del Giro. Sì, no, in effetti, soprattutto nei primi 45 minuti, credo che abbiamo fatto una buonissima gara, cioè, nel senso che bene o male i ragazzi hanno risposto bene, sapevamo di affrontare una squadra difficile che comunque sia aveva fatto soffrire tutte le squadre di rango e onestamente siamo felici per noi ma anche per i ragazzi perché hanno sfoderato una prestazione autoritaria e questo sinceramente ci fa veramente molto piacere. Questo quanto aiuta avere forse per la prima volta in campionato tutta la squadra disponibile. Tra l'altro un'altra nota positiva è il rientro di Francesco, avere la panchina lunga, avere tante soluzioni, avere la settimana lunga per preparare questa partita. Ma è chiaro che avere possibilità di scelta, possibilità di preparare una partita, è chiaro che ti dà la possibilità di lavorare meglio. Detto questo, però, questi ragazzi l'hanno fatta anche in situazioni difficili e quindi per quanto riguarda quel periodo che abbiamo attraversato, io credo che questi ragazzi vadano solo elogiati, indipendentemente dalla prestazione di oggi che comunque sia va a conferma di tutto quello che hanno fatto anche in passato, secondo me. Quel gol di Silvestri, un po' beccato dalla tifoseria di recente, aveva già fatto un'ottima prestazione, tanti tifosi ci hanno scritto il migliore in campo. E anche la prima prova di Carriero che è arrivato per la prima volta dal primo momento, quindi note così anche dai singoli. No, ripeto, al di là dell'aspetto corale, che sicuramente, ripeto, nei primi 45 minuti penso che l'Avellino oggi abbia fatto un'ottima gara, forse una delle migliori della stagione fino ad oggi. Molto felici per Luigi Silvestri che comunque sia veniva da un periodo dove era stato un po' bersagliato, onestamente siamo felici per lui perché il ragazzo sinceramente ha continuato a lavorare con serenità e quindi oggi ha raccolto quanto seminato in passato e siamo molto felici per lui. Di Carriero penso che di lui parla indipendentemente dal suo passato, noi lo vediamo tutti i giorni come si allena e oggi è arrivata la possibilità di metterlo in campo, lui ha risposto bene e siamo veramente felici di avere una freccia in più per il campionato. Chiusura, quarto risultato, vuol dire consecutivo, partendo dalla Vigonese, immagino che lo spiritoio, il morale sia alto, anche se siamo solo alla prima di riporto, penso che si respiri adesso un'atmosfera diversa. Ma in realtà questo spogliatoio, come ti dicevo, è molto unito, cioè, basterebbe contare le persone che vengono a pranzo anche quando non devono venire in ritiro, quindi per far capire l'unità di intenti che c'è in questo gruppo. Sono molto uniti tra di loro e oggi, ripeto, è bello vedere una prestazione del genere e soprattutto va a conferma della loro unione, oltre che delle loro qualità tecniche che credo che siano indiscusse. Grazie, Grazie a voi. Domenico e Simone.